Signor Presidente, Governo, colleghi deputati, le leggi sono destinate al popolo, ma questa legge è destinata solo alle prime pagine dei giornali. Da oggi in Sicilia, per le province, non si vota più. Succede quando la irragionevolezza e la smania di protagonismo si trasferisce agli alti gradi delle istituzioni. Proprio ieri il quotidiano La Sicilia, fra i più diffusi dell'isola, scriveva nel suo editoriale del direttore: l'abolizione delle province sembrava una urgente medicina, ma è solo una pillola per illudere l'ammalato Sicilia. La soppressione delle province, l'abbiamo detto, è solo una trovata inventata per la politica spettacolo. Una trovata che serve a Crosetta per dire: vedete, facciamo sul serio la rivoluzione, noi non giochiamo mica. Da oggi in Sicilia, per le province, non si vota più. Quando si fa una legge, assessore Valenti, si fa prima un'analisi di impatto che giustifichi l'obiettivo che si vuole raggiungere con quella legge, con quella riforma. Un'analisi di valutazione socio-economica, di efficienza, di efficacia, di equilibrio e di armonia istituzionale. Invece questa riforma è voluta e giustificata per la riduzione delle spese, senza mai fare un cenno alla qualità dei servizi pubblici in termini anche di modernizzazione. E dove sta il risparmio, ci chiediamo noi, se tutto viene trasferito dalle province ai liberi consorzi, immobili, personale, debiti, funzioni? Come si fa a parlare di risparmio? Dove sta la convenienza sul piano economico e finanziario? Questo mostro giuridico è figlio di molti padri, è tenuto a battesimo da alcuni consulenti quaraquaquà del diritto che pretendono di imporre l'equazione riforma uguale efficienza. Le conseguenze? Si smantelleranno le circoscrizioni amministrative provinciali rispetto a quelle prefettizie, si creeranno i veti incrociati fra i comuni più grossi, si lasceranno i piccoli comuni abbandonati alle pretese dei grandi, si scaricheranno sui comuni i debiti accumulati dalle province e l'adempimento dei compiti impossibili. Si complicheranno i congegni per rendere ingovernabili le assemblee dei sindaci. Vi pare poco?